Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Se guardare la terra, il creato come un dono, non come una cosa a sfruttare al mio profitto. Certo, possiamo e dobbiamo lavorare la terra per vivere e svilupparci, ma il lavoro è sempre accompagnato dalla cura. Arare e proteggere, lavorare e prendersi cura. Questa è la nostra missione. Chi non sa contemplare la natura, il creato, non sa contemplare le persone nelle proprie ricchezze. E chi vive per sfruttare la natura finisce per sfruttare la gente e trattarli come schiavi. Invece, quando abbiamo questo rapporto fraternale con il creato, diventeremmo custodi della casa comune, custodi della vita e custodi della speranza.